e il magnifico organo di San Bernardino all'Aquila, strumento di grande effetto scenografico, realizzato nel 1725 da Feliciano Fedeli e decorato dagli intagliatori di Pesco Costanzo. Su di esso il maestro Luigi Chiarizia ha eseguito le musiche liturgiche della tradizione cristiana. E tanti organi, centinaia, nelle chiese d'Italia, da domenica scorsa fino alla prossima, faranno echeggiare i suoni sontuosi di una cultura musicale più che millenaria. Già, perché questa è la terza giornata organistica italiana, ideata 3 anni or sono dal maestro Mauro Pappagallo, titolare della cattedra presso il Conservatorio di Pescara. Il 21 marzo, primo giorno di primavera, è infatti anche il giorno della nascita di Johann Sebastian Bach, nonché festa cristiana di San Benedetto, e in omaggio al nome scelto dal nuovo pontefice, tutti i concerti organistici sono stati dedicati a Benedetto XVI. Dall'antica chiesa aquilana alla moderna chiesa della Stella Maris nella Pineta di Pescara, qui la voce si è accompagnata ai suoni emessi da canne e pedali. Il mezzo soprano Fernanda D'Ercole ha infatti interpretato pagine di Bach e di Mozart con il maestro Pappagallo all'organo, uno strumento che ha appena 30 anni, realizzato da maestri padovani. Così da San Pietro in Roma alla Cattedrale di Palermo, dal Santuario di Santa Rita di Torino a San Petronio di Bologna, fino alle piccole ma preziosissime chiese dei centri minori, centinaia di organisti si alternano per 7 giorni in concerti. Si vuole innanzitutto far conoscere di nuovo questo strumento che incarna la nostra storia.